Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che andremo tra poco ad aprire con la nostra consueta finestra che riguarda le nostre dirette che si sono occupate in tutto questo periodo di emergenza, soprattutto del coronavirus. Andiamo adesso a Pescara in collegamento in diretta con l'ospedale, dove c'è il dottor Paolo Fazzi, che è direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, il laboratorio di riferimento per intenderci per l'esame dei tamponi Covid, con il nostro Paolo Renzetti. Buongiorno ad entrambi, a te Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno dall'esterno dell'ospedale civile di Pescara, grazie ovviamente al dottor Paolo Fazzi, e come ricordavi tu, responsabile direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale Santo Spirito, ovvero il reparto, il laboratorio dove vengono analizzati i famosi tamponi. Dottor Fazzi, voglio iniziare con una battuta: oggi 1° giugno, tanti hanno fatto ponte, lei è regolarmente al lavoro? Io sto qui come sempre, io e i miei collaboratori, ma d'altra parte è un periodo un po' particolare per noi, quindi è normale, è giusto. Chi ha sposato questa professione sa che è una professione fatta di sacrificio, ma va bene così. Allora, parliamo un po' della situazione attuale, dottor Fazzi. Ci eravamo sentiti più volte negli ultimi mesi, sentiti e visti, ci aveva detto che probabilmente a fine maggio, primi giorni di giugno, insomma, saremmo arrivati a contagio zero, e così accaduto realmente un paio di giorni fa. Per 2 giorni l'Abruzzo non ha avuto contagi. Insomma, la situazione è sicuramente diversa da qualche settimana, da qualche mese fa, però si continua a lavorare, non bisogna abbassare la guardia, anche perché le chiedo, il 3 giugno ci sarà la riapertura e dunque in tutta Italia sarà possibile spostarsi da una regione all'altra. C'è un po' di preoccupazione per questi spostamenti che vedranno in Abruzzo tante persone arrivare da fuori regione? Allora, un po' di preoccupazione c'è sicuramente, però confido innanzitutto nella prevenzione che tutti gli italiani, piccoli o grandi, dovranno seguire, soprattutto poi peraltro in questa fase che è molto delicata. Poi c'è un'altra cosa. Io confidavo molto nel fatto che il virus potesse essere sensibile a un rialzo di temperatura, e probabilmente questo clima temperato, mite, il clima nostro mediterraneo, probabilmente non fa bene al virus, secondo me. Qualche giorno fa mi stavo sentendo con un collega della provincia di Bergamo, e mi diceva che lì oggettivamente la temperatura è un pochettino diversa dalla nostra, che faceva ancora freddo, e dopo le riaperture avevano avuto un lieve rialzo dei casi. Ora, probabilmente, secondo me, è proprio questo clima nostro, mite, mediterraneo, che non favorisce il virus nella sua capacità di infettare. E spero che sia giusta questa, diciamo, mia supposizione. Mentre invece abbiamo visto che nei paesi dove il clima è tropicale, invece il virus ha una certa facilità a dare infezione. Quindi ciò giustifica anche il fatto che la curva legata al numero dei casi improvvisamente ha avuto una discesa molto ripida, proprio quando ha cominciato a fare caldo qui da noi. E quindi, se tanto mi dà tanto, spero proprio che quest'estate ci lascerà in pace questo virus. Paolo, Fassi, siamo proprio agli inizi. Sì, Alfredo. Scusa, a proposito di queste affermazioni del dottor Fazzi, magari avrà, non lo so se ha avuto modo di leggere, insomma, questa mattina, magari prendendo un caffè, quello che è accaduto su Radio 24, dove il professor Zangrillo del San Raffaele, che si occupa di terapia intensiva, ha sostanzialmente detto, e queste affermazioni hanno fatto un po' scalpore, il virus è clinicamente scomparso. Non so se lei è d'accordo con Zangrillo, alla luce anche di quello che ci ha detto poco fa. Io ho letto le dichiarazioni di Zangrillo ieri probabilmente, ero collegato, insomma, ho letto qualcosa di Zangrillo. Io
Non sarei proprio così drastico. Vabbè, lui è un clinico, io faccio un altro mestiere perché io mi occupo di diagnostica microbiologica e virologica, lui è un rianimatore, è possibile pure che non abbia avuto diciamo moltissimi casi nell'ultimo periodo, però lì in Lombardia la situazione non è ancora così tranquilla come qui, diciamo, nel centro-sud Italia, quindi non sarei proprio perfettamente d'accordo col professor Zangrillo, fermo restando che empiricamente abbiamo visto che il numero dei casi è drasticamente diminuito qui da noi e anche in altre regioni, per cui sarei abbastanza o moderatamente fiducioso per le prossime settimane, i prossimi mesi, e forse, come dicevo prima, questo virus ci lascerà in pace. Ecco, la carica virale è sostanzialmente scesa, cioè c'era una teoria per la quale si diceva che il virus, per poter continuare a sopravvivere, doveva essere meno diciamo letale, ma perché altrimenti non avrebbe avuto modo di contagiare e infettare altre persone. Questa è una teoria, insomma, una vulgata che girava qualche mese fa. Però al di là di questo le chiedo, effettivamente la sua carica è scesa, la carica virale del virus? Allora, i microrganismi, soprattutto i virus che danno malattie da raffreddamento, riescono a dare malattia perché le mucose nasali, orofaringe, eccetera, nei mesi freddi patiscono del freddo e l'immunità naturale è ridotta. È paralizzata, è come se fosse paralizzata, per cui il virus non riesce a penetrare e a dare malattia. Quindi è possibile pure che ci sia una circolazione di virus. D'estate succede esattamente il contrario, cioè che l'immunità naturale è perfettamente funzionante e quindi è possibile pure che ci sia una circolazione virale, solo che non riesce a dare patologia. D'altra parte noi per vedere realmente se il virus è presente in grande copia diciamo sul territorio, dovremmo effettuare esami, tamponi a tappeto, cosa praticamente impossibile, cioè non sarebbe possibile fare decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di tamponi in questo periodo, perché non ne avremmo la capacità. Probabilmente il virus è circolante ma non riesce a penetrare nell'organismo, di conseguenza a non dare malattie e di conseguenza è come se fosse invisibile. Paolo. Dottor Fazzi, è un dato di fatto, ricollegandomi anche a quello che diceva con il collega Alfredo Primante, che anche le persone che arrivano in ospedale con sintomi, sintomi che poi dimostrano che questa persona è positiva, sono pazienti in condizioni non gravi. Diciamo, è cambiata anche la malattia da questo punto di vista, perché le terapie intensive sono quasi vuote, oppure non è così? No, è un fatto numerico. Cioè, il virus ha mutato, come tutti i virus RNA muta pure parecchio, però le mutazioni non sono state tali da pensare ad una devirulentazione del virus stesso. Anzi, addirittura recentemente leggevo che c'era stata una mutazione che favoriva una maggiore diffusibilità del virus, ma non aumentava la sua virulenza. È semplicemente che si è ridotta la base di chi sta male, di chi è capace di portare il virus. Cioè questo virus dà una, dovete considerare che questa malattia, questa virus è come ad una piramide, dove la base costituita, però costituisce l'80% di questa piramide, costituita dai portatori sani. Poi c'è un 15% di oligosintomatici, che è esattamente anosmia, oppure un minimo di situazione di raffreddamento delle vie aeree, e solamente un 5% di persone che sta realmente male. Per cui se questo triangolo si riduce, è tutto in relazione, si riduce il numero dei portatori sani, il numero degli oligosintomatici e di conseguenza anche il numero di chi sta veramente male. Quindi è semplicemente un fatto numerico, non dipende assolutamente da una mutazione favorevole per noi esseri umani
che ha avuto praticamente questo virus. Tornando a quello che diceva prima riguardo la impossibilità di fare centinaia di migliaia di tamponi nel nostro paese, a proposito di indagini sanitarie, ci sono queste indagini fatte in collaborazione con la Croce Rossa in alcune... Esatto. Quanto sono importanti queste indagini sanitarie, che valenza hanno e la loro importanza? Allora, l'indagine di sieroprevalenza, quindi la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2, hanno un'importanza reale per sapere qual è stato e qual è la circolazione di un determinato virus, una fattispecie di SARS-CoV-2, nell'ambito della popolazione. Perché dà un quadro, diciamo, della situazione. Però il dato serologico, cioè l'esame serologico da solo, innanzitutto non è diagnostico come invece il tampone che ci permette la ricerca dell'RNA virale, e quindi può essere, se fatto singolarmente, cioè solamente l'esame serologico, può dare un risultato fuorviante dove ci sono dei falsi negativi e dei falsi positivi. Però il dato serologico associato al tampone può aumentare la capacità stessa del tampone di essere performante. Quindi diciamo che l'esame serologico può essere importante se contestualizzato ad una ricerca dell'RNA virale tramite tampone. Da solo può non servire, e invece è utile quando si fa uno screening di massa per sapere se c'è stata la circolazione virale. A proposito di sempre ovviamente questo argomento, proprio oggi anche in Abruzzo entra, diciamo, ufficialmente in funzione l'app Immuni, di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane. Ovviamente qui non parliamo proprio di un aspetto prettamente sanitario, ma secondo lei questa app è realmente utile? Perché al di là del fatto che potrebbe, secondo alcuni, andare a violare la privacy della persona, qual è, diciamo, la valenza, quale potrebbe essere la valenza positiva di questa app? Allora, in alcuni stati, o meglio in alcune nazioni, parlo della Corea del Sud e del Giappone, dove il singolo, diciamo, vale molto meno del collettivo, e quindi dove si sono superate delle situazioni legate alla privacy, è naturale che questa app pare abbia funzionato e funzionato molto bene. Noi italiani siamo piuttosto individualisti, ci sono anche delle leggi che sulla privacy, appunto, che comunque vanno a normare, diciamo, anche certi atteggiamenti, e quindi suppongo che forse nella nostra nazione, la nazione degli italiani, probabilmente questo tipo di, diciamo, di app possa non sortire, diciamo, dei grossi benefici. Però anche qui è un discorso sempre anche soggettivo. Se io sono stato positivo e dico al mio cellulare che sono positivo, e quindi in pratica tengo meno la mia privacy ma di più alla collettività, potrebbe funzionare, però dubito che in Italia ciò possa servire. Paolo, se torniamo a parlare invece della situazione... Sì, Alfredo. Scusa Paolo, perché siamo in chiusura di collegamento, sì. Volevo fare una domanda, restando sull'aspetto diagnostico, rispetto alla macchina che avete in dotazione a Pescara, volevo sapere se è entrata in funzione quella dei famosi 2400 tamponi giornalieri. Certo, è entrata in funzione già, saranno 10-12 giorni, e stiamo lavorando sullo strumento. L'azienda ci ha dato anche ci ha messo a disposizione dei giovani ragazzi tramite contratti a tempo definito. Stiamo gradualmente aumentando la numerosità dei tamponi che vengono effettuati giornalmente su questo strumento. Fortunatamente non c'è un carico grosso di tamponi, e questo è un segno positivo, perché evidentemente, essendo diminuita la numerosità dei positivi,
quindi è tutto poi in relazione, quindi minore diciamo, la ricerca del tampone a fini diagnostici. È comunque uno strumento molto versatile che, se in futuro non dovesse servire per Covid-19, potrebbe servire alle necessità del mio laboratorio per tante altre situazioni. Paolo, in chiusura. Sì, siamo davvero in chiusura. Un'ultimissima domanda, le chiedo una risposta flash. Dottor Fazi, cosa dobbiamo aspettarci per quest'estate, per le prossime settimane, i prossimi mesi? Possiamo stare tranquilli, relativamente tranquilli? Si andrà al mare, si potrà viaggiare? E quali sono le indicazioni anche che si sente di dare? Allora, come dicevo prima, sono, diciamo, in questi giorni sono diventato moderatamente ottimista. E io penso che si possa andare al mare, ovviamente il distanziamento sociale conviene comunque continuare a tenerlo, mantenere le mascherine, si può anche viaggiare. E secondo me quest'estate non avremo molto, molto fastidio da Covid-19, da SARS-CoV-2. E questa è la mia idea, insomma, ipotesi, e spero che ciò si realizzi. Speriamo Grazie, anche in dottor autunno. Paolo Fazi, Speriamo anche in responsabile. autunno. Esatto. E speriamo anche in autunno, lì però c'ho qualche riserva, però speriamo bene. Speriamo bene. Grazie al dottor Paolo Fazi, responsabile dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'Ospedale Civile di Pescara. Grazie per aver accolto ovviamente il Grazie a nostro voi. invito. L'abbiamo rubato qualche minuto nel suo lavoro. Grazie a Loris Bennato, linea che da Pescara può tornare allo studio. A te, Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, lasciamo l'aspetto sanitario di questa emergenza per concentrarci su quello economico. Il vice ministro dell'economia Antonio Misiani, ospite di una conference call del Partito Democratico Abruzzese, ha parlato di un recovery fund nazionale, un grande piano, cioè per il rilancio dell'economia, fatto di investimenti in infrastrutture e opere pubbliche. Il viceministro ha anche affrontato temi vicini all'Abruzzo come la ricostruzione e l'alta velocità lungo la dorsale adriatica. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Il governo italiano sta facendo uno sforzo molto significativo. Non possiamo arrivare dappertutto perché lo Stato non può farsi ovviamente carico di tutte le istanze delle famiglie e delle imprese italiane. Molto dipende da noi stessi, però io credo che il Paese, se metterà in campo la stessa forza, la stessa capacità di resistenza e di solidarietà che ha dimostrato nei giorni durissimi del lockdown e della chiusura totale, credo che il Paese avrà la forza, e le energie per rimettersi in piedi. Ci attendono mesi difficili, sia a livello economico che a livello sociale, a dirlo il vice ministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani, in una conferenza stampa digitale organizzata dalla compagine abruzzese del Partito Democratico. Il vice ministro ha rivendicato il ruolo del governo in questi ultimi mesi e i decreti per il rilancio dell'economia. Misiani ha anche palesato l'orientamento del governo verso l'accettazione del Recovery Fund e del MES, che secondo il vice ministro farebbe ottenere all'Italia circa 36 miliardi con tassi di interesse vicini allo zero. Misiani ha anche parlato di Abruzzo, sia per quanto riguarda l'annosa questione dell'alta velocità in un'ottica di investimenti in opere pubbliche per risollevare l'economia nazionale, sia per quanto riguarda la ricostruzione, che ancora procede a rilento, benché la nomina del commissario Legnini. Io credo che abbiamo l'occasione per modernizzare tanti ambiti del nostro paese. Avete citato giustamente l'alta velocità, che si ferma a Salerno sostanzialmente, è in costruzione la Napoli-Bari. Io credo che la dorsale adriatica debba essere oggetto di una riflessione. Credo che quelle risorse possano e debbano andare anche alla modernizzazione della nostra rete infrastrutturale, privilegiando il trasporto su ferro all'alta velocità, ma anche il trasporto pendolare che interessa ogni giorno qualche milione di italiani. Ma io credo che la sfida nei prossimi mesi sia esattamente questa:
definire assieme un grande recovery plan nazionale, un piano per la rinascita, per il rilancio del nostro paese, che mette in campo le risorse europee, le risorse pubbliche nazionali e che mobiliti anche risorse private. È evidente che nel quadro di un programma pluriennale di forte rilancio degli investimenti pubblici, il tema della ricostruzione delle aree interessate dai terremoti non può che avere un ruolo estremamente importante, e noi cercheremo già in sede di conversione del decreto rilancio di fare nostri almeno una parte delle proposte, quelle di più immediata rilevanza, avanzate dal commissario Legnini. Un tentato furto è stato commesso questa notte ai danni di una tabaccheria di Chieti, la cui porta d'ingresso è stata forzata utilizzando come ariete un furgone che era stato rubato dall'autoparco del comune di Chieti e che è di proprietà dell'ente. Il colpo nella tabaccheria è avvenuto questa notte attorno alle 2:40 nel villaggio mediterraneo, in un complesso residenziale che si trova di fronte al campus universitario di Chieti Scalo. Sul fatto stanno indagando gli uomini della squadra volante della questura di Chieti. Secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, un uomo con il volto coperto da un cappuccio è arrivato con il furgone, si è fermato davanti alla tabaccheria, ha ingranato la retromarcia e ha sfondato la vetrina. Una volta dentro è subito scattato l'allarme, il ladro si è dato immediatamente alla fuga e a quanto pare non ha portato via nulla. Noi proseguiamo con il giornale e ci spostiamo a Teramo. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha stabilito le nuove regole che disciplineranno la riapertura al pubblico degli uffici comunali. Le direttive prevedono l'obbligo di entrare uno alla volta, di indossare la mascherina e di sottoporsi al termoscanner. D'Alberto invita inoltre i cittadini a prendere appuntamento prima di recarsi negli uffici per evitare affollamenti. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Gli uffici comunali di Teramo riaprono al pubblico, ma con una nuova organizzazione. Mascherina, guanti, termoscanner per chiunque entri, sempre uno alla volta. Il sindaco Gianguido D'Alberto, con un apposito decreto, ha disposto questa nuova organizzazione degli uffici municipali per la seconda fase dell'epidemia Covid-19. Le scelte sono state adottate nel rispetto del principio di precauzione e le nuove disposizioni sono atte a rivedere le attività indifferibili, ampliando quelle individuate in prima battuta e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, commerciali, nonché alle iniziative di carattere socioculturale che il Comune intende mettere in campo per fornire supporto e dare impulso alla ripresa. Fermi restando i principi di sicurezza dettati dalle misure per il contenimento del virus, con l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dell'utenza e dei lavoratori, l'apertura degli uffici comunali osserverà le seguenti modalità. L'erogazione della prestazione richiesta dall'utente avverrà ogni volta che è possibile tramite modalità telefonica o telematica. Se si ha bisogno di recarsi di persona negli uffici, bisogna prendere un appuntamento che può essere richiesto telefonando o inviando una mail. Per entrare negli uffici sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani utilizzando il gel posto all'ingresso di ognuna delle sedi municipali. Non sarà consentito l'accesso a utenti con sintomi da infezione respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5. È consentito l'ingresso di un solo utente per volta. Nell'eventuale fila che si formerà all'esterno è obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro tra un utente e l'altro. D'Alberto spiega di aver rimodulato l'organizzazione degli uffici per rispondere alle necessità e per favorire la disponibilità anche nell'ottica della ripresa. Grazie inoltre a tutti i dipendenti comunali che mai si sono sottratti alle loro responsabilità e che hanno dimostrato grande spirito di servizio e una sensibilità encomiabili. Il prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, va in pensione a partire da domani e ha scritto una lettera di commiato alla città nella quale ha rivestito la carica di prefetto dal novembre del 2017.
Il prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, va in pensione. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, la Basilicata entrò in servizio nell'amministrazione civile dell'interno nel 1982 e successivamente fu trasferita alla prefettura di Caserta e poi a quella di Napoli. Nel 2010 la nomina a prefetto e nel 2017 fu inviata a svolgere il ruolo per la provincia di Pescara. E ora, all'età di 65 anni, si ritirerà in pensione. Ringrazio le autorità religiose, politiche, delle forze dell'ordine e degli organismi imprenditoriali, ha dichiarato in una commossa lettera. Mi congedo dall'amministrazione dell'interno alla quale resterò sempre legata con sentimenti di profonda riconoscenza. Restiamo a Pescara, dove da oggi tornano a pagamento i parcheggi. Dal 3 invece saranno in funzione nuovamente le ZTL. Il comune sta studiando anche delle soluzioni per il parcheggio a ridosso delle riviere, a servizio chiaramente della stagione balneare. Vediamo il servizio. Assessore Mascia, da oggi tornano a pagamento i parcheggi nella città di Pescara, da mercoledì 3 giugno torneranno anche le ZTL. Sì, lo avevamo annunciato e avevamo già prorogato per tutto il mese di maggio le misure che erano state adottate il 12 marzo con ordinanza del sindaco e poi bisogna tornare alla normalità. Io credo che psicologicamente sia importante tornare alla normalità, è importante perché questo incentiverà le persone comunque a riprendere la propria vita, ad aumentare i consumi, comunque al di là ovviamente delle difficoltà economiche enormi che ciascuna famiglia può avere, però dobbiamo respirare un'aria diversa, questo è il mio punto di vista, sempre con le misure di prevenzione che sono necessarie affinché non si ritorni nell'incubo che abbiamo vissuto per 2 mesi, ma l'importante è che si respiri non l'aria della precarietà ma l'aria della normalità, ed è questo il motivo per cui comunque oggi abbiamo reintrodotto i parcheggi a pagamento, però con una misura anche agevolata per chi aveva rinnovato l'abbonamento a marzo, che è giusto possa fruire di un tempo in più, e quindi per tutto il mese di giugno sostanzialmente verranno prorogati quegli abbonamenti e la preoccupazione arriverà alla fine di giugno per i rinnovi successivi. Iniziata praticamente l'estate, state già pensando per le prossime settimane qualche misura per quanto riguarda i parcheggi a ridosso delle aree, degli stabilimenti balneari, sì, delle riviere? Sì, ho letto già qualche polemica di qualcuno che si preoccupava già dell'utilizzo della strada parco. Dal punto di vista della strada parco la preoccupazione è prematura, perché dobbiamo verificare qual è l'andamento, l'approccio che si avrà nei confronti dell'estate. Io mi auguro che comunque si possa utilizzare il nostro mare in tranquillità rispettando tutte le prescrizioni che le leggi impongono, però abbiamo già comunque in pancia una misura importante che è il parcheggio sull'area nord, che potrà consentire a 250 circa pescaresi e non pescaresi di poter avere finalmente, grazie all'iniziativa del sindaco Masci tutta sua, di abbattere manufatti ormai abbandonati e ricovero di senza tetto, abbiamo invece oggi un'area davvero di pregio in cui parcheggiare in tranquillità. Poi vedremo nel mese di luglio qual è l'andamento dell'estate e adotteremo le misure conseguenti. Stessa cosa anche per i parcheggi a sud della città, i tradizionali parcheggi estivi. Io proprio la settimana prossima avrò un incontro con Pescara Multiservice e valuteremo tutte le misure necessarie da adottare per rendere la vita più facile ai pescaresi, per rendere soprattutto per le attività produttive un'opportunità per poter comunque riemergere da questa crisi senza precedenti. Ci spostiamo, cambiando argomento, a Loreto a Prutino, dove ieri, anche se in forma ridotta, si è svolta la tradizionale cerimonia con la genuflessione del bue davanti alla statua di San Zopito. L'amministrazione comunale ha voluto che la tradizione continuasse nonostante l'emergenza Covid e ha dedicato la giornata a tutte quelle persone che a causa del coronavirus sono scomparse. Allora vediamo il servizio di Vestina News.
Il Covid-19, seppur in maniera ristretta, non ha bloccato il rito sacro dell'inginocchiamento del bue di San Zopito a Loreto a Prutino. L'antica tradizione, datata 1711, non ha visto purtroppo quest'anno la folla delle grandi occasioni, ma per volontà dell'amministrazione comunale è stata ugualmente riproposta. Il 2020, però, oltre al Covid-19, sarà un anno da ricordare. Infatti questo è stato il primo San Zopito anche per Galante di Belvedere, il nuovo bue che dopo aver percorso alcune vie del centro storico si è inginocchiato per la prima volta davanti alla statua del santo patrono di Loreto a Prutino. Le parole del sindaco Gabriele Starinieri, il quale commenta così l'evento simbolico di quest'anno. Dal punto di vista simbolico è stato un momento molto importante in cui i loretesi, con la sfilata del bue, la benedizione del bue in chiesa dopo la messa, hanno mantenuto quella che è la tradizione da oltre 300 anni, quindi ecco, un po' di pazienza, non c'è stata la festa civile, però almeno le tradizioni, anche come auspicio di una buona salute della fine di questa pandemia. Ecco, un ricordo soprattutto per quelle persone che non ci sono più. Sì, per loro e per i loro familiari, che un lutto tremendo perché non hanno potuto nemmeno partecipare ai funerali. Adesso una notizia che riguarda lo sport, il calcio e il Pescara, che questa mattina dopo quasi tre mesi è tornato ad allenarsi in gruppo con l'esito negativo di due tamponi effettuati la settimana scorsa. C'è stato dunque il via libera alla normale ripresa della preparazione dei calciatori del Pescara nel Delfino Training Center agli ordini del tecnico Nicola Legrottaglia. La squadra lavorerà fino alla vigilia del match di campionato in calendario sabato 20 giugno allo stadio Adriatico contro la Juve Stabia. Termina qui il nostro telegiornale, il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19. Se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.